ragazza viene insomma aggredita da altri pastori che si contendevano i pozzi, lui la aiuta. Quando lei torna dal padre, Jethro Reuel, le racconta al padre questa vicenda, lui dice: ma chi è che ti ha aiutato? E mentre Mosè sta arrivando, lei dice: quell'egiziano. Questo è scritto non nelle mie traduzioni, ma nelle Bibbie che avete in casa, proprio così, pari pari. Quindi il fatto che Mosè fosse probabilmente un egiziano è scritto anche. Per cui, se noi ci rendiamo conto di queste cose, allora capiamo che appunto sulla Bibbia possiamo fare una serie di analisi per tentare di capire che cosa ci hanno raccontato. Certo è che è difficilissimo, secondo me è impossibile, però sono moltissimi quelli che ce la fanno, e va bene per loro, ricavare le verità assolute. Secondo me è impossibile, tant'è che di verità assolute dalla Bibbia se ne ricavano tante, proprio perché nessuno ce l'ha. E allora ci sono le varie teologie, ci sono le varie correnti esoterico-iniziatiche, ci sono le varie correnti cabalistiche, che sono spesso in fortissimo contrasto tra di loro. Perché? Perché nessuno ha la verità. E allora, se quando sappiamo che nessuno ha la verità, insomma, siamo tutti un attimino più tranquilli. Perché sappiamo che quantomeno nella vita possiamo non annoiarci, perché c'è ancora molto da studiare e molto da cercare. Allora, quando tra l'altro si parla della Bibbia, e qui vi dico una cosa di cui che nelle conferenze non ho mai detto, quindi questa conferenza andrà su YouTube, sì, quindi mi immagino il giorno dopo, non andrò a leggere i commenti. Allora, succede, non so, che io per esempio nei miei libri o nelle conferenze cito uno studioso o cosa del genere. Allora, se quello studioso dice delle cose che piacciono ai detentori di verità, non viene messo in discussione. Se quello studioso invece dice delle cose che non piacciono, quello studioso viene massacrato, cioè viene demolito regolarmente. Succede che si discute quindi sulle fonti, cioè si discute sugli studiosi che parlano della Bibbia, e si dice: se questa cosa la dice quello, siccome quello è accreditato, quello è credibile, va bene; se la dice un altro, non va più bene. E quindi si discute da secoli, continuamente, quotidianamente, si discute sulle fonti. Ma qualcuno ha mai pensato? E diciamo quindi, allora, l'assunto finale è questo: se un'affermazione è fatta da una persona ritenuta attendibile, quell'affermazione è vera. Adesso io vi faccio l'esempio di un libro famosissimo che non ha nessuna fonte, la Bibbia. La Bibbia è un libro che non ha nessuna fonte. Non sappiamo chi l'ha scritto, quando l'hanno scritto, come l'hanno scritto, quante volte sia stato riscritto, non sappiamo nulla. La Bibbia potrebbe essere stata scritta dai fratelli Grimm del tempo, da Hans Christian Andersen, non ne sappiamo nulla. Non abbiamo il nome accertato di un... I libri vengono attribuiti a, che è una cosa diversa. Per esempio la Torah, la tradizione la attribuisce a, cioè quindi il Pentateuco, la tradizione la attribuisce a Mosè. Intanto abbiamo visto che per molti Mosè non è mai esistito. Poi però sarebbe curioso leggere nel Pentateuco che Mosè parla della sua morte e del suo funerale, quindi descrive il suo funerale, e dice anche: fino al giorno d'oggi mai nessuno ha trovato la tomba di Mosè. Cioè lo dice lui dopo morto. Questo è nelle Bibbie che avete in casa. E poi se leggete bene la Torah vi accorgerete che ci sono tutta una serie di leggi e di norme che sono state scritte quando il popolo era fermamente stanziato, non era nomade. E quindi sono state scritte secoli dopo, ovviamente, la vicenda di Mosè. Questo è assodato da tutti, quindi un conto è la tradizione che per dare credito dice è stata scritta da Mosè, così se l'ha scritta lui magari non è neanche esistito. Così se l'ha scritta lui siamo tranquilli, ma è certo che non l'ha scritta lui, perché tutta una serie di norme
Tenendo presente che poi tutti i codici che abbiamo, cioè gli scritti che abbiamo, i più antichi sono del secondo secolo avanti Cristo. Quindi i più antichi che abbiamo sono di almeno 1100 anni dopo Mosè. Quindi che cosa è successo in quei 1100 anni? Sempre il professor Roffe, nel fare un esempio alle cose che dicevo prima, scrive che per esempio nel libro dei Proverbi, dice proprio lui, per esempio, la versione antica diceva che il giusto rimane saldo nella sua integrità. Ma i farisei, quando hanno avuto in mano quel testo, per introdurre un concetto a loro caro, hanno tolto la parola il concetto a loro caro, che è l'idea che ci sia una vita dopo la morte, mentre invece per i sadducei no. Allora, quando loro hanno avuto la possibilità, hanno tolto integrità e invece di dire il giusto è saldo nella sua integrità, scrivono il giusto è saldo anche nella sua morte. Cioè vuol dire che anche dopo morto il giusto rimane saldo. Però hanno cambiato, perché i primi autori non hanno scritto nella sua morte. L'hanno introdotto loro per veicolare un concetto del quale loro credono. Ma in origine non era scritto così. E di questi esempi ce ne sono decine, centinaia di variazioni fatte continuamente, fatte appunto da chi aveva in mano quel libro e aveva il potere per fare quelle variazioni. Quindi quando si dice che le tradizioni sono garanzia della verità, possiamo dire che ogni tradizione è garanzia della sua verità, della sua. E se diciamo che un testo è valido se ha una fonte ritenuta attendibile, allora dobbiamo dire, perché questo dobbiamo riconoscere, che la Bibbia non ha nessun valore perché non ha nessuna fonte. Non sappiamo chi l'ha scritta. Non sappiamo nulla. Nulla. Allora io dico, quando si discute sulle fonti, no, io leggo spesso questo è valido, quell'altro non è valido, eccetera, e dico va bene. Si discute su studiosi che parlano e si cerca di accreditare quegli studiosi che parlano di un libro che in sé non ha nessun accredito, perché non sappiamo chi l'ha scritto. Questa è la realtà, questo non dipende dalle traduzioni, questo non dipende dalle traduzioni. Questa è la realtà di come si è formata la Bibbia e di che cos'è l'Antico Testamento. Allora io dico, appunto, vale la pena di occuparsene perché comunque ci sono appunto 2 miliardi di persone la cui vita, direttamente o indirettamente, dipende da ciò che è stato ricavato da quel libro. Allora, succede che io in questi anni ho scritto una serie di cose nei libri, altre cose le dico nelle conferenze, dove appunto parlo di cose che non sono scritte nei libri, anche perché altrimenti mi annoio, ovviamente. E ho fatto una serie di affermazioni. Prima affermazione è che la Bibbia appunto non è un libro di religione, cioè la Bibbia non parla di Dio. Il che, voglio sottolinearlo, ho detto prima, io non so nulla di Dio, quindi non ne parlo. Quando dico che la Bibbia non parla di Dio, non sto facendo l'affermazione che invece mi viene attribuita, che io dico che Dio non esiste. Io dico che la Bibbia non parla di Dio. Punto. Se poi Dio esiste, per fortuna non dipende da quel libro. Per fortuna, per lui e per quelli che ci credono. Per fortuna non dipende da quel libro. Allora, quando dico che la Bibbia non parla dei mondi spirituali, non intendo dire che non esistano i mondi spirituali, io non lo so, non me ne occupo. Dico che la Bibbia non ne parla. Dopodiché noi potremmo stabilire tutti assieme che quindi la Bibbia è stata scritta da persone che non sapevano nulla dei mondi spirituali, cioè, benissimo, cioè, per me non è un problema. Prendo solo atto del fatto che non parla di quei mondi. Io ho studiato l'ebraico con insegnanti della comunità ebraica di Torino e praticanti, quindi praticanti, mi dicono noi dell'aldilà non sappiamo nulla perché il nostro Dio, Yahweh, non ne ha mai parlato. E questa è una profonda verità. Non ne ha mai parlato. È un'elaborazione teologica successiva. La teologia, però diciamo così, la biologia,
è lo studio della vita. La zoologia è lo studio degli animali. La teologia è lo studio di un oggetto che non è studiabile, cioè Dio, che è un oggetto di cui nessuno sa nulla. Perché la teologia cosa fa? La teologia elabora una idea di Dio, le attribuisce tutta una serie di significati e di caratteristiche, poi passa i secoli a discutere di quell'idea e di quelle caratteristiche che lei stessa ha elaborato. Cioè la teologia è una forma di pensiero autoreferenziale, parla di se stessa. Il teologo cattolico Armin Kreiner, cattolico, docente alla facoltà cattolica dell'Università di Monaco di Baviera, scrive chiarissimamente nei suoi libri, lui fa dei riferimenti alla probabile presenza di alieni sia nella Bibbia sia nella realtà, e lui dice: se qualcuno afferma che degli alieni non dobbiamo parlare perché non ne sappiamo nulla, lui dice, allora, scrive testualmente, allora dobbiamo prendere tutta la teologia e metterla ad acta, cioè archiviarla, perché di Dio non sappiamo nulla. Quindi lui dice, se il criterio è quello, smettiamo di parlare di Dio, ma immediatamente. Perché loro, cioè i teologi, parlano di Dio, nel senso che parlano dell'idea che loro hanno elaborato di Dio. E questa è una profonda verità, tant'è che di Dio si dice tutto il contrario di tutto, no? Basta leggere che cosa si è detto di Dio nel corso della storia, proprio perché, diciamo così, formalmente nessuno ne sa nulla. Allora, il discorso qual è? Che noi dobbiamo cerchiamo all'interno della Bibbia di vedere quantomeno, di provare a capire quanto c'è scritto. Quanto c'è scritto, io dico, in senso letterale, e questo è un altro concetto importantissimo. Io so bene, ovviamente, perché è dall'età del liceo che studio queste cose, che sulla Bibbia ci sono un sacco di chiavi di lettura. È ovvio. Ci sono le tante chiavi di lettura teologiche, le tante chiavi di lettura esoterico, esoterico-iniziatiche, quelle cabalistiche. Ci sono, come dire, le chiavi di lettura, se si possono definire così, mistiche. Benissimo. Non ho nulla da dire. Assolutamente nulla da dire. Una cosa ho da dire, a fianco di tutte quelle chiavi di lettura, mettiamocene anche un'altra, che è quella che da 3 anni mi si dice che non devo mettere, che è questa qui, questa letterale, quella semplice. Vediamo cosa c'è scritto. Perché nelle chiavi di lettura tradizionali normalmente si dice, ma lì quando la Bibbia dice una cosa in realtà vuol dire che... E in questo in realtà vuol dire che ognuno ci inserisce i suoi significati indipendentemente da quello che c'è scritto lì. Per esempio si usa molto l'analogia o la metafora, no? Dice, ma quello è metafora di... Sì, quel racconto è un racconto usato per analogia con... Benissimo. Una cosa che è abbastanza curiosa è che se ci sono delle parti della Bibbia che sembrano confermare quella che è la dottrina, quelle stranamente vengono lette alla lettera. Se ce ne sono alcune che sono in totale contrasto con la dottrina, quelle immediatamente vengono lette con la metafora. Io faccio finta di leggere tutto alla lettera, almeno mantengo un metodo. Mi si dice che questa è una lettura da ignoranti. Benissimo, allora sappiate che io vi do, adesso poi vedremo delle cose, vi do la lettura da ignoranti. Oggi... Claudio mi ha preparato una pasta, un piatto di pasta stupendo, uno di quei piatti di pasta che potrei paragonare appunto ad una lettura della Bibbia esoterica, cioè di quelli molto articolati, ben dosati, dove bisogna andare all'interno a sentire infatti non me lo sono mangiato, me lo sono meditato, bisogna andare a sentire, no, le varie sensazioni olfattive, bisogna cogliere tutto. Benissimo, allora quella sul tavolo è, come dire, una lettura esoterica teologica della Bibbia, molto articolata, molto bella, molto affascinante. Io dico, lasciatemi mettere le mie patate lesse. Io a fianco di quei piatti, teologici, esoterici, metto le patate lesse. A fianco, sullo stesso tavolo, poi ognuno ne fa quello che vuole. Siccome ho la fortuna di non avere né...